Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi sono qua con un nuovo video dedicato a Her Story per andare avanti nella nostra avventura molto molto strana, come abbiamo visto nel primo episodio, in cui dovremo capire se questa tipa è veramente colpevole o no. Io sono armato di carta e penna come da vostro consiglio e vi anticipo che per quanto riguarda le traduzioni di ciò che la tipa dice, cercherò di tradurvi il senso generale man mano che parla, non frase per frase, perché altrimenti non ne usciamo più e io butto la gola prima della fine del video. Per cui direi di cominciare andando un attimo a vedere la cronologia di quello che abbiamo visto, perché vagamente... Allora, prima di tutto andiamo su murder, cioè omicidio, e qua abbiamo visto tutto, ok. Su Simon, che mi intriga molto perché è il tipo, direi ci mancano un po' di video. Vediamo qua se riusciamo a collegarci a qualcosa di nuovo. Simon is 6 foot. Qua sta descrivendo Simon, che ha i capelli biondi scuri, un fisico normale, senza barba. Qua parla dei rossi. Ho portato una foto. Questa è stata presa l'anno scorso a Roma, è la migliore che ho, però ovviamente non ce lo fanno vedere, vabbè. Beh, Rome potrebbe essere un buono spunto, per cui io me lo scrivo, perché magari risaliamo a qualcosa. Poi, intanto vediamo questi. Vabbè, qui parla di un gruppo, di un'attività che è gestita da questi Susan e Peter. E parlano di questa Helen, che è un aiutante di questa attività, per cui scriviamo anche Helen. Allora, poi abbiamo già due spunti nuovi, quest'oggi. Simon non è il tipo che scappa o fa qualcosa di folle. Qualcuno deve avergli fatto qualcosa o deve esserci stato una sorta di incidente. Quindi cosa facciamo adesso? Quindi qua è prima che venisse fuori che lui era morto, però. Vabbè, allora io direi di andare su Rome e vediamo un po' che cosa esce. No, non esce niente. Bene, il mio spunto iniziale è andato completamente a farsi friggere. Andiamo su colpevole, avevamo visto tutto. Su colpevole sì. Veleno. Vabbè, andiamo a vedere questo Helen, magari se esce qualcosa. Un altro video, ok. No, credo che abbia parlato ad Helen. Avevano litigato, a quanto pare. A lui piace Helen, a lui piacciono le bionde. Ah, bionde. Possiamo provare con blondes. Ci sono diversi video. In tutto sono 6 e ce ne fa vedere 5. Vabbè, proviamo con questo. Could the hairs have come from somewhere else? I capelli potevano venire da qualche altra parte. Magari avevano delle bambole in soffitta. Quindi qua si parla di tracce di capelli recuperate, credo io, questa è la mia supposizione, sul luogo del delitto. Però il fatto che lei parli di capelli di bambole mi sembra abbastanza ridicolo, perché credo che la polizia sia in grado di stabilire se un capello è finto o vero. Comunque, andiamo avanti. This other person doesn't exist. Quest'altra persona non esiste. Ah, quindi si parla di una parrucca bionda. Parrucca bionda. A rigor di logica, adesso io non vorrei che il killer sia lei e che per sviare le tracce si sia messa una parrucca bionda, appunto, per non far vedere che è lei. Comunque, wig, che è parrucca, potrebbe essere un altro interessante spunto da seguire. Allora, qui canta? Volete che vi suoni qualcosa? Non sono un eccezionale nel suonare, ma va bene. Pensavo di doverlo accordare, ma alla fine andava bene così. Una ballata tradizionale. Vabbè, qua non ve la traduco la canzoncina, perché... O forse sì, dipende da quello che dice. There were two sisters came walking by the sea.
La canzone è su due sorelle che fondamentalmente sembrano odiarsi, perché dice una ha spinto l'altra nel vento e nella pioggia. Erano entrambe innamorate della figlia del capitano. Ma a lui interessava solamente la più giovane. Quindi questa canzone non è casuale. La più vecchia era gelosa della più giovane, tra le sorelle ovviamente. E qua ritornano i capelli biondi della più giovane. Parla del fatto che quella vecchia ha spinto quella giovane ancora e l'ha osservata mentre affogava. Qua sto zitto perché dettagli particolari non ce ne sono. So che è una canzone strana, per cui mi fermerò qua. Bene, io durante la canzone mi sono segnato tre parole, che è sister, cioè sorella, drown, affogare, e father, che è padre. Non so se ci porterà a qualcosa, ma il fatto che lei abbia scelto una canzone di due sorelle mi fa pensare, quindi andiamo su sister, prima di tutto. E sono usciti quattro video. Vediamo il primo. Quando è andata a casa, Simon aveva una festa, insomma, di compleanno. E dopo gli ha detto a Simon di me, gli ha detto che ero incinta. Veramente strana questa cosa. In quell'istante sapeva la sua espressione, lei sapeva. Ma cosa sapeva? Molto criptico sto video. Devo dire molto molto criptico, vabbè. L'ha cacciato via di casa. Mi ha chiamato piangendo e io sono andata lì. Me lo sentivo che c'era qualcosa di strano nella sua voce, ma non ero certa di ciò che era. Mi ha chiamato sorella al telefono. Non mi chiama mai così. Ma chi è questa? Ma di chi parliamo? Che cosa cavolo è successo? Ma l'avete visto pure voi quella sorta di disturbo? Mi auguro, perché altrimenti sto impazzendo io e non sarebbe bello. Comincio ad avere un filo di paura. Vabbè. Mia sorella è scomparsa. E non tornerà mai. Porco Giuda, abbiamo beccato qualcosa di interessante secondo me, eh? Questa la voglio aggiungere perché potrebbe servirci, visto che ha sbloccato quella cosa molto strana. Mettiamo adesso father, perché... No, qua non c'è niente, quindi father lo depegniamo, sister lo depegniamo e mettiamo drown, affogare, visto che si parlava di affogare. Una sola. 42 secondi, vediamo. Yes. We'd fight. Sì, avremmo combattuto. Ivy! Oh, una volta abbiamo combattuto sulla spiaggia e ho tenuto la testa di Ivy sott'acqua. Non c'era nessuno in giro e l'ho tenuta sott'acqua. E per un momento la volevo uccidere e osservarla mentre affogava. Ma è stato solamente per un momento. Dopo abbiamo fatto pace. La nostra è stata sempre una relazione di amore e odio. Quindi, adesso il nome della sorella ce l'abbiamo, che è Ivy. Ci sono 7 filmati. Cominciamo dal primo.
Well, my friend Eve. La mia amica She was a Eve. friend from when I was a kid, and she was always more popular with the boys. Sempre stata più popolare di me con i ragazzi, per quello la odiavo. Really hate her A sometimes. volte la odio veramente. Quindi non è la sorella vera e propria. Bah, non sto Police capendo. station. Una stazione di polizia. Sì, Yeah. When I quando was ero young. giovane, quindi gli avevano chiesto se è mai We ran stata away on my birthday. in una stazione di polizia. Vabbè, Bob Dylan was playing in London and we thought we could break into his tour bus and have him take qua us sta with parlando di him. una volta in cui da ragazzina è scappata. The taxi driver we paid to drop us off. I mean, we'd saved money, pinched a bit here and there to pay for Scappata the di casa per fare. andare a vedere un He was concerto. suspicious because we were so young, so he told the police. So they came and picked us up and took me back to Portsmouth. My mum picked me up from the station. But I blamed everything on my friend Eve. So my parents let me off. Ah, lei diede la colpa di tutto quello che è successo a Ivy, praticamente. Ivo, Ivy, insomma. Io intanto mi sono segnato Portsmouth perché magari ci dà qualche dettaglio interessante. Anna. Bene, segniamoci pure Anna. Anna. Perché stai parlando di Eve? Si chiede da sola, domanda retorica proprio. Ma questa è matta col botto proprio. Povero Simon. Ma domanda, no? Ma io posso mettere due chiavi di ricerca una appresso all'altra? Questa grande curiosità, adesso proveremo. My mother called me Eve. Mia madre mi chiamava Eve. Ah, io mi segno pure madre a questo punto. Io per dire, se provo Eve e Mother, mi esce qualcosa? Sì, cavolo! Porco Giuda! Allora, mettiamo Simon e Eve. Vedere quelli che l'hanno in comune. No, niente. Anna e Eve. C'è un altro filmatino. Allora. Mom and Dad had never had any reason to notice. I miei They were genitori always non hanno mai busy. avuto motivo di notare, If erano Hannah troppo was eating well, occupati. they didn't mind. She didn't put on any weight. Se Anna mangiava Best girl, troppo non gli best girl, the importava, perché other tanto non diet. metteva su peso. If they heard us talking in the attic, they just thought it was Hannah playing one of her games and that Eve was our imaginary friend. Pensavano che Eve Once fosse un'amica she was already immaginaria. dressed and ready to go to school and I snuck down for a piss. Mum saw me in my underwear, she went mad. Get dressed this instant. So I ducked into our bedroom and seconds later out came Hannah, dressed and ready. My Ma mum was amazed. io sono veramente confuso, lo sapete? Comunque proviamo sto Anna, su. Anna Pulito. Ci sono 18 filmati, proviamo il primo. My name is Hannah. Mio nome è Anna. Questo l'avevamo H-A-N-N-A-H. capito, che lei era Who's Anna, Hannah? però. It reads the same backwards as forwards. Vabbè, It il doesn't nome è un work in my head, so palindromo I perché can't see it se that lo leggi davanti o indietro viene sempre Sorry. uguale, Hannah Smith. I live at vabbè. 35 Anna Glasgow Smith. Street. Mettiamo Smith. Smith è un'altra cosa che può servirci. Ok. Yes, my name is Hannah Smith. Anna Smith. Oh, shit. Sorry. Scusate, ma perché ha detto... Yes, Sì, il mio my nome è name is Anna Hannah Smith. Smith. Oh, shit. E poi dice... No, Sorry. cavolo, scusate. Perché scusate? Sono confuso. Across the road, where my parents first lived there, was a midwife called Florence. Beh, una vicina di casa che si When chiamava Hannah was Florence. born, Quando Anna she was born at the nacque, same time. io nacqui allo stesso The midwife was there tempo. to help.
I'd been throttled by the cord, probably wrapped around my neck by Hannah. The midwife told my mother I was dead. E questa vicina ha detto alla madre di questa signora che lei era morta, ma non ero morta. No, ragazzi, a me mi sta un attimino scoppiando il cervello. L'avete rivisto, mi auguro. Allora, qui le cose sono due. Allora, o stiamo di fronte a l'interrogatorio a due gemelle, oppure lei ha uno sdoppiamento di personalità violentissimo, dovuto magari alla morte della gemella o alla morte della sorella. Io non sto più veramente capendo. Allora qua potremmo essere di fronte alla chiave di ricerca fondamentale che tra un po' vi svelo. Perché intanto vediamoci questo. She recognized me from the window. Mi ha riconosciuto dalla finestra. She told me to come inside. Mi ha detto di venire dentro casa e mi ha nascosto. Ma perché parla in terza persona di Anna? Se prima ha detto mi chiamo Anna. Io sono veramente... Allora, la chiave di ricerca che io intendevo inserire è twins. O twin, quantomeno, cioè gemella. Vediamo un po' cosa succede. Oh, quattro filmati l'abbiamo beccati. Allora. Twins. Gemelle? Really? Veramente? Are you really asking me that question? Mi state veramente facendo questa domanda? Oddio mio. Niente, io continuo a vedere disturbi su schermo che insomma a questo punto credo li vediate anche voi, perché altrimenti sarebbe abbastanza brutto. Siete impazziti? Twins. Gemelle? Niente, ho beccato la chiave di ricerca, quella fondamentale secondo me. Florence took me home with her. Florence mi ha portato a casa con lei. Mia madre non si aspettava dei gemelli. Take away the evidence that this was anything but a happy occasion. E la madre ha voluto che questa Florence nascondesse tutti gli indizi che portavano a questo evento lieto. Perché voler nascondere gli indizi e le prove di aver avuto dei gemelli? Boh. There were always princes and princesses. They were the special people, more important than the other characters in their stories. Ma qua parla del nulla cosmico. We were like that. Twins. Eravamo gemelle, qualcosa di magico. Eravamo noi le principesse. Avevamo un poster della principessa Diana nella soffitta. Io metto pure attic, mi segno. Vabbè, erano ossessionate dalla principessa Diana o Diana, insomma. Her divorce last year just kind of drew a line under things. Parla del fatto che gli dispiaceva molto del divorzio della principessa, vabbè. Bene, adesso Attic. Allora, Attic abbiamo trovato diverse cose. Allora, vediamo questa prima di tutto. Yes. Sì. I inherited it from my parents, so it made sense to move back. Ha ereditato questa cosa dai genitori. Vabbè, in pratica è tornata a casa dei genitori dopo la morte dei genitori. Vabbè, qua parlava semplicemente di casa sua. Poi. Yes. I read a lot as a child and watched. Dice che da piccola guardava un sacco di TV e leggeva molto. It's kind of a fairy castle. Parla delle cose nella soffitta di una casa di bambole. E questo qua. I'm not sure where the dollhouse came from. Non so da dove viene la casa delle bambole. Vabbè, allora mi scrivo pure dollhouse. Was so huge. Una casa di bambole immensa. Must have been taken up to the attic in parts and then reassembled up there. Così immensa da dover essere stata portata in soffitta a pezzi e poi assemblata lì. Wallpaper to scale.
little furniture. The lights work. Mirrors, beds. Vabbè, qua sta semplicemente descrivendo questa casa delle bambole. Hours and hours playing it. Invented all these characters. Si giocavano tanto. We wrote paperwork for them all. Passports, diaries, gave them all really elaborate stories. Once a moth got trapped in there, we'd left a light on. Ma qua sta raccontando un retroscena su quello che è successo con la casa delle bambole. We ended up crushing it under a copy of the Arabian Nights. Vabbè. Ragazzi, io a questo punto direi che ci potremmo anche salutare qua, perché insomma di cose ce ne sono state tante e vorrei un attimino elaborarle mentalmente per poi poter ripartire come si deve. Per cui niente ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Io credo che non ci manca poi così tanto, perché vediamo un po' il database. No, cavolo, ci mancano un botto di cassette ancora, però secondo me siamo arrivati di fronte a dettagli interessanti. L'unica cosa che ci tenevo a dire è che secondo me ho detto una cretinata prima, nel senso che quando è venuto fuori il nome Anna ho detto beh però lo sapevamo, no in realtà non lo sapevamo manco per niente, io mi sono confuso da solo, per cui la domanda adesso è se lei si chiama Anna ma c'è anche una gemella che presumibilmente è un'altra che viene intervistata, l'altra come si chiama? Perché questo fatto di Eve o Ivy o come la vogliamo chiamare sembra che non fosse la sorella ma un'amica che lei chiamava sorella, per cui a questo punto bisogna un attimino riuscire a trovare il nome della sorella e su questo punto io direi che ci possiamo salutare qua. Per cui ragazzi niente, io spero che l'episodio come sempre vi sia piaciuto, fatemi sapere che ne pensate del gioco e noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.